Gioco d'azzardo patologico, dalla neurobiologia sperimentale alla clinica. E questo è il titolo di un convegno promosso a Nuoro nell'ambito del progetto NeuroGap, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, col patrocinio dell'Università di Cagliari e organizzato dal Servizio delle Dipendenze della ASL di Nuoro. Il responsabile scientifico del progetto è il dottor Giovanni Bigio. L'obiettivo è quello di formare gli specialisti che avranno a che fare con le persone affette da gioco d'azzardo patologico. L'evento di oggi è mirato proprio ad affrontare un problema che sicuramente sta emergendo anche nella nostra città. Come direttore di un servizio delle dipendenze che si occupa anche di gioco d'azzardo patologico, il polso che noi operatori possiamo avere è sicuramente quello di un incremento del problema, ma sono veramente convinta che noi vediamo solo la punta di un iceberg, quindi penso che ci sia molto sommerso in città che ancora non è venuto fuori, che ancora non ha bussato alle porte del nostro servizio. Non abbiamo ancora delle statistiche precise, sicuramente c'è un incremento negli ultimi anni di persone famiglie, soprattutto familiari, che vengono da noi per chiedere aiuto perché hanno già, come dire, toccato con mano problemi economici di una certa entità. E quindi è questo, ed è proprio l'aspetto economico che spinge prevalentemente le famiglie a prendere contatti con i servizi pubblici e chiedere aiuto. La fascia prevalente è quella tra i 30 e i 60 anni, questo è diciamo, un po' l'identikit del giocatore che viene al nostro SERD. Uomini e donne, esattamente, prevalentemente uomini, come dire, perlomeno quelli che noi vediamo sono prevalentemente uomini. E il giocatore arriva molto spesso in seconda battuta, sono prima i familiari che arrivano a chiedere aiuto, a chiedere consiglio, non sanno come comportarsi e quindi diciamo che l'impegno degli operatori è quello poi di battere, di incentivare un coinvolgimento del familiare che è portatore di questo sintomo.